Nell'Istituto di Storia della Medicina, a Roma, esiste un antico laboratorio di alchimia, ricostruito con scrupolo minuzioso. Qui si ritrovano tutti gli strumenti, dagli alambicchi ai fornelli, impiegati dai ricercatori del Rinascimento che con infinita pazienza, distillando, calcinando, vaporizzando, sublimando sostanze più o meno comuni, si prefiggevano realizzazioni favolose. La pietra filosofale, capace di trasformare i metalli vili in oro, la panacea, un rimedio in grado di vincere ogni malattia, e quell'elisir di lunga vita che doveva rappresentare la possibilità di conseguire un'esistenza felice in perfetta armonia con l'ordine naturale delle cose. Questo suggestivo laboratorio può apparire al profano abbastanza simile agli antri fiabeschi e misteriosi dei maghi. In realtà, nonostante alcune innegabili compromissioni con la magia, l'alchimia fu una disciplina impegnata, un tentativo di orientarsi verso le prospettive di una scienza autentica. Non per nulla Paracelso, il più grande e il più discusso tra gli alchimisti, è considerato da molti come uno degli antesignani della medicina moderna. Nel secolo dell'automazione e della conquista della Luna, quale attualità può avere l'alchimia? All'insegna del recupero di antichi miti, ecco un laboratorio in piena attività. Fu creato in Germania da Alexander von Bernus, con fini essenzialmente terapeutici. Von Bernus ha un suo posto anche nella storia della letteratura, poiché ebbe parte attivissima in quei cenacoli letterari da cui uscirono grandi scrittori, come Thomas Mann e Rainer Maria Rilke. Questa è una vecchia fornace d'alchimista per procedimenti lunghi e complicati. Questo calderone di rame è stato costruito secondo antichissimi modelli. Questo alambicco viene posto in un bagno di sabbia. Le erbe fresche che io raccolgo in giardino vengono poste a distillare e ci vogliono dai 2 ai 2 giorni e mezzo circa prima che si ottenga sufficiente distillato per poter preparare il medicinale. Le piante si sciolgono sempre con estrema lentezza. Qui poi abbiamo vecchie storte ad alambicchi che il barone von Bernus stesso fece costruire e che oggi non sarebbero riproducibili. Anche queste storte vengono poste in un bagno di sabbia e con un procedimento molto lungo distillano l'alcol. Poi, nel caso di medicinali speciali, distilliamo il nostro alcol da vino del sud della Germania e anche questa è una preparazione molto lunga, il che ci dà un distillato di particolare qualità. Questo preparato deve venire distillato ripetutamente, più e più volte, e quanto più spesso e più a lungo si fa distillare, tanto meglio risulterà il prodotto. Von Bernus visse a lungo in questo castello, a mezza strada tra Norimberga e Monaco. Con il passare degli anni, allo studio di un'antica sapienza, cominciò a sovrapporsi la meditazione sulla morte. L'atmosfera è carica di suggestioni e di reminiscenze. La stanza dove si spense nel 1968, ormai novantenne, e dove sul comodino è rimasto un volume dal titolo emblematico Der Tod, la morte. Nulla è stato toccato. Ma nel laboratorio, come abbiamo visto, l'attività ferve tuttora, diretta dalla vedova e dall'assistente di von Bernus, che ne hanno raccolto l'eredità ideologica. Alexander von Bernus si è occupato per tutta la vita di farmaci di tipo alchimistico. Conosceva così bene le opere di Paracelso che chiunque lo abbia visto seduto anche una sola volta davanti al grosso volume di quelle opere può dire come aprisse e consultasse il mastodontico testo con la stessa familiarità con cui si può consultare un libro di poesie. Per tutta la sua vita von Bernus raccolse gli scritti degli alchimisti e mise insieme una vastissima collezione, forse la più grande che ci sia nel campo dei testi alchemici in Germania. E in questi libri si trovano molti foglietti contenenti osservazioni ed appunti preziosi scritti dallo stesso von Bernus. A proposito dei testi alchemici, egli non li ha mai considerati come hanno fatto altri studiosi delle mistificazioni, anzi li ha considerati assolutamente validi sul piano scientifico. Non ha mai fatto alcuna propaganda ai farmaci che preparava. I successi ottenuti da quei medicinali, diceva, parlano chiaramente da sé.
La paziente, signora Fugger, venne per la prima volta da me perché la prendessi in cura circa 13 anni fa. Venne da me perché aveva una malattia piuttosto misteriosa. Era stata in cura presso una clinica universitaria e non si era riusciti a stabilire con precisione se il male tendesse alla tubercolosi o se tendesse a trasformarsi in tumore maligno. Stabilì, dopo una serie di accertamenti, che la sua malattia tendeva a risolversi in un tumore maligno. Mi servì allora, quasi per la prima volta, di un preparato del laboratorio di von Bernus e dopo alcuni mesi la paziente era praticamente guarita. La guarigione fu confermata da un'ulteriore serie di analisi e di accertamenti. Da allora la paziente non ha avuto più alcun disturbo e prende qualche medicinale solo di tanto in tanto. Come mai ha scelto proprio questa terapia? Perché ero stata dimessa dalla clinica quando stavo ancora molto male. Diventavo sempre più magra e la sera avevo la febbre e non riuscivo a reggermi in piedi. Mi parlarono della dottoressa Jensen e quindi mi rivolse a lei perché mi aiutasse. E quali risultati ha avuto? Furono fantastici. In brevissimo tempo guarì completamente. Data la gravità della malattia, nessuno se la sarebbe potuto aspettare. Senta, che cos'è, secondo lei, il concetto di malattia per l'alchimia? Per l'alchimia, come per altre scienze che potremmo definire così esoteriche, è un termine inesatto ed impreciso, ma la malattia è la rottura di un equilibrio naturale. E praticamente qualsiasi equilibrio che viene artificialmente alterato crea uno stato di squilibrio che nel campo fisico si manifesta come malattia. Vi sono determinate tecniche, appunto, che l'alchimia nel passato ha indicate come possibili per reintegrare l'essere nel perduto equilibrio in una forma nuova di reintegrazione, e questo è il caso di alcune tecniche che ancora oggi stanno in Francia, mi si dice, appunto, sono piuttosto d'uso, di metalli che vengono dati, è vero, collegati con il sistema planetario, per cui il Sole corrisponde all'oro, la Luna all'argento, e dati in determinati momenti corrispondenti alle ore planetarie possono avere una influenza di riequilibrare la natura che è stata alterata. Per favore, dottoressa, vorrei sapere quali sono le caratteristiche dei farmaci di von Bernus. A mio avviso, una delle loro caratteristiche è che sono stati preparati in base ad una profonda conoscenza, che è stata in parte trasmessa attraverso gli antichi alchimisti, dei rapporti che esistono fra l'uomo malato ed i processi della natura, sia che si tratti di metalli, sia che si tratti di piante. I farmaci sono preparati per giorni, per settimane e a volte anche mesi. E questo è un lusso che oggi non si permette più nessuno. Ma il premio di tutto questo è la realizzazione di medicinali di una efficacia insolita e che non arrecano alcun danno all'organismo. Professore, da parte, diciamo, medica ortodossa, si considera con una certa diffidenza il sistema proprio di elaborazione, tipico di super elaborazione del prodotto, diciamo, alchemico. La scienza ufficiale ha un differente orientamento, ovviamente, nei confronti dell'alchimia, ed è giusto che ciò anche sia, perché esprime una visione del mondo differente. E allora non possiamo parlare e usare gli stessi termini e nello stesso modo quando le lingue sono diverse. Ora, quindi la stessa scienza ufficiale ha le sue limitazioni, non accetta, cioè, quelli enunciati dell'alchimia tradizionale. Dobbiamo ricordarci che in India esiste il concetto della aropa, che stabilisce, appunto, come una determinata sostanza possa cambiare di essenza pur mantenendo immutata la forma, cioè possa essere saturata di una determinata energia pur apparendo tale e quale come appariva prima. Ora, questo ci porta al fatto di credere o non credere a queste cose, ma inficiarne la validità a prioristicamente è soprattutto antiscientifico. In generale, si ritiene che l'alchimia abbia per l'uomo moderno un interesse che non va oltre la semplice curiosità, un valore legato per sempre alle fasi della storia della medicina. Invece, nei suoi aspetti non solamente pratici, ma soprattutto filosofici, l'alchimia viene oggi considerata con attenzione dagli studiosi della psicoanalisi, in particolare dai seguaci delle dottrine di Carl Gustav Jung.
lo stesso Jung ebbe ad occuparsi dei significati e delle intenzioni di questa enigmatica disciplina, ricavandone considerazioni di carattere generale che vale la pena di conoscere. Io credo che per comprendere il fenomeno di una sopravvivenza dell'alchimia bisogna rifarsi all'esperienza di Jung su questo argomento. Jung si è interessato profondamente all'alchimia. Egli aveva probabilmente la più grande collezione privata di testi d'alchimia del XVI e XVII secolo. Dunque Jung lesse in modo critico i testi di alchimia e si rese conto che esistevano alchimisti ed alchimisti. L'alchimia per lui è essenzialmente un sistema filosofico ispirato alla speranza di risolvere uno dei problemi fondamentali della vita, cioè il rapporto tra il bene e il male, e cioè come gli aspetti inferiori, vili della vita si trasformino in aspetti nobili. Jung ben sapeva che accanto a questo aspetto filosofico esiste una alchimia collegata, per così dire, alla chimica che mirava alla trasformazione del metallo vile, il piombo, in metallo nobile, l'oro. Ma egli riteneva che la parte più importante dell'alchimia fosse la filosofia alchimistica e in essa vedeva una specie di precorritrice della moderna psicologia che mira alla trasformazione della personalità mediante il mescolamento, la fusione dei componenti nobili e dei componenti vili, delle funzioni differenziate e delle funzioni inferiori, del conscio e l'inconscio e così via. Insomma, Jung non si interessò di sapere se l'alchimia fosse veritiera, ma egli era interessato dal fatto che l'alchimia gli forniva suggerimenti importanti per comprendere come l'inconscio opera e per comprendere i simboli dell'inconscio. L'alchimia, ieri come oggi, si appoggia ad un substrato filosofico. Secondo l'antica tradizione, complessi legami di interdipendenza uniscono tutte le creature e tutte le cose dell'universo. Tra i vari regni della natura esistono connessioni di cui l'uomo può giovarsi. Questa connessione, soprattutto per quanto si riferisce al mondo vegetale, fu largamente sfruttata nella magia popolare. Il suo esempio più celebre è la mandragora, una pianta la cui radice assume forme bizzarre, spesso assai simili alla figura umana. Questa somiglianza esteriore determinava un'affinità più profonda. Perciò la mandragora veniva ritenuta capace delle influenze più vaste, del potere di vita o di morte. Ma se la mandragora fu, tra le piante, la più ricercata per i suoi presunti poteri magici, altre ebbero utilizzazioni più modeste, ma anche più efficaci. Il mondo vegetale come immenso laboratorio della natura che offre a tutti, da secoli, i rimedi per molti mali. Con l'erboristeria, le proprietà benefiche di molte piante sono innegabili, riconosciute da tutti, dalla camomilla, propiziatrice di sonni sereni, al seme di lino, utile per risolvere certe infiammazioni, fino al giusquiamo e alla belladonna, dai quali si ricavano farmaci usati abitualmente da tutti i medici. Qual è, secondo lei, il valore terapeutico della pianta medicinale, perlomeno nell'ambito dell'erboristeria tradizionale? Beh, il valore della pianta medicinale, ossia dei principi attivi contenuti nella pianta medicinale, è identico a qualsiasi altro medicamento. Poi c'è subentra il fatto se è preferibile, visto e considerato che l'azione è uguale, ricorrere alle piante o ricorrere al prodotto chimico. Secondo il mio modesto parere è meglio ricorrere alle piante per dei motivi che cercherò di sintetizzare in breve. Prima, la pianta elabora già di per sé stessa, essendo un'organica, il principio medicamentoso già in forma organica, quindi facilmente assimilabile dall'organismo. Secondo, la pianta agisce lentamente. E questo è anche ovvio. Un male funzionale,
che ci mette anni per verificarsi nell'organismo non può essere curato in 24 ore o in una settimana, ci vuole il suo tempo. L'azione del medicamento derivante dalle piante è lento ma sicuro. Un altro fattore che credo sia il più importante è quello che non intossica. Nella peggiore delle ipotesi l'ammalato rimarrà com'era, ma non si avvelenerà mai con le piante medicinali. Questo credo che sia un fattore molto importante. L'erede diretta della paziente scienza degli erboristi è la fitoterapia, alla lettera la cura per mezzo delle piante. La fitoterapia non è affatto una terapia eretica, non è considerata con sospetto dalla medicina ortodossa, anzi ne costituisce una branca validissima per quanto circoscritta. A Karlsruhe sorge uno dei maggiori istituti fitoterapici d'Europa. Naturalmente, nella preparazione dei farmaci, non ci si affida più alla tradizione orale e neppure agli affascinanti erbari, ai testi ingialliti che raccolgono la somma di antiche esperienze empiriche. Gli studi si compiono secondo i principi normali della ricerca scientifica moderna. Analisi, sperimentazioni, controlli, svolti con l'ausilio di apparecchiature complesse e perfezionate. Nelle serre dell'istituto vengono coltivate numerosissime specie di piante medicinali, provenienti da ogni parte del mondo e destinate a nuovi esperimenti. Questi laboratori rappresentano una testimonianza dell'impegno richiesto dalla fitoterapia moderna. Vengono generalmente intesi come fitoterapici tutti quei medicinali fatti con estratti di piante forniteci dalla natura. Dobbiamo notare che anche oggi una larghissima parte dei più importanti e più efficaci medicinali sono di origine vegetale. Anzi, in seguito alla nuova elaborazione chimica e farmacologica, parecchie delle vecchie piante medicinali, il cui uso era sempre stato praticato, soltanto ora sono state veramente conosciute e viste sotto una nuova luce. Dottore, in che cosa si distingue la fitoterapia dalla medicina classica? La fitoterapia fa parte della medicina classica, ma la caratteristica della fitoterapia sta nel fatto che si fa uso esclusivamente di medicamenti naturali, cioè ricavati dalle piante. Potrebbe portare degli esempi concreti? Certo. Prima la rauwolfia veniva adoperata come calmante. Oggi sappiamo che questa azione tranquillante provoca un calo della pressione sanguigna. Quindi oggi somministriamo la rauwolfia soprattutto nei casi di alta pressione. Un altro esempio è certamente il grattegus, cioè la marruca bianca. Siamo riusciti ad estrarre da questa pianta, che era già citata nei testi medioevali sulle erbe medicinali, un farmaco cardiaco conosciuto in tutto il mondo e che oggi viene adoperato da molti medici. Questo è un esempio pratico dei sistemi di sperimentazione. Un cuore animale indotto artificialmente a pulsare dallo stimolo di un farmaco realizzato in questo stesso stabilimento. Com'è organizzato il vostro lavoro? Mio fratello, il dottor Wilmar Schwabe, passa dai 3 ai 4 mesi all'anno viaggiando in tutto il mondo alla ricerca di piante medicinali. Il materiale da lui raccolto viene esaminato nei nostri laboratori secondo le più moderne cognizioni scientifiche e se si avverano le previsioni circa l'utilità e l'innocuità delle piante in esame, esse vengono elaborate in modo da dar luogo a nuovi preparati. La fitoterapia è il più evidente anello di congiunzione tra l'antica tradizionale scienza delle erbe e la medicina attuale, due discipline che in apparenza hanno ben poco in comune.
Questa è una clinica dove si attua la terapia del digiuno, in Germania. Quasi tutte le religioni impongono ai loro fedeli la pratica di alcuni periodi di digiuno. Senza dubbio, gli antichi legislatori, nel fissare queste norme, furono ispirati da criteri non soltanto devozionali, ma anche igienici. Il digiuno è un efficace disintossicante. Può avere anche applicazioni terapeutiche più vaste? A questo interrogativo vuol dare una risposta positiva la cura che viene praticata qui. Ai pazienti vengono somministrati solo infusi e tisane vegetali, in dosi ridotte. L'attività fisica viene imposta al paziente come parte integrante della cura. Obbligato a consumare le sostanze accumulate, l'organismo si depura e reagisce. Se la cura fosse protratta oltre un certo tempo, porterebbe al coma e alla morte, ma ovviamente viene interrotta entro limiti di sicurezza e sorvegliata con attente precauzioni. Un'alimentazione ben condotta nelle primissime fasi della vita, o nell'età media della vita, o in età avanzata, può salvaguardare la salute e la vita dell'individuo e consentirgli di inserirsi in questa società e in questo mondo moderno che è pieno di sollecitazioni e di stress che un uomo irrazionalmente alimentato probabilmente non potrebbe sopportare. Un'alimentazione ben condotta, a parte tutto, è preventiva di grosse malattie del tempo moderno, di cui due fondamentalmente, l'arteriosclerosi e il cancro. Scusi, per quale malattia è qui? Per un'ulcera allo stomaco. Ormai sono qui da una quindicina di giorni. Ho fatto 10 giorni di digiuno totale, secondo le regole della clinica. Ebbene, il digiuno totale, come viene praticato qui, mette l'organismo a riposo. Viene però dato un certo numero di calorie, possiamo dire, di mantenimento, in modo che non si abbia quella sensazione di fame che si potrebbe avere in un digiuno normale. Ha avuto dei buoni risultati? Ora io non so come reagirà il mio organismo quando ricomincerò ad alimentarmi in modo completo, ma sento che tutti gli organi sono molto più riposati. Per favore, per quale malattia è qui? Avevo il cuore che non funzionava bene. Una angina pectoris, se preferisce, e appena facevo un piccolo sforzo, una piccola salita, una qualsiasi cosa, insomma, avvertivo subito dei dolori. Da quando ho cominciato a seguire questa cura del digiuno, adesso mi muovo bene in salita, qui la zona è abbastanza montagnosa. Faccio delle salite senza il minimo sforzo, non sento assolutamente niente. Quanto tempo è durato il suo digiuno integrale? 15 giorni. Il digiuno non è una scoperta dell'epoca moderna. In tutti i tempi si è digiunato, praticata una dieta, dietro consiglio medico, dietro consigli di natura religiosa. Il digiuno è diventato un metodo moderno di cura che non è in antitesi, in dissidio con la medicina tradizionale, ma che si deve considerare un valido complemento di essa. È una cura preventiva e riabilitante, ma è anche la cura di determinate malattie, come ad esempio il diabete, l'ipotonia, l'insufficienza cardiaca, stati di ansia e di apprensione in seguito a infarto e di tutta un'altra serie di disturbi come le malattie articolari, i reumatismi e le artrosi in genere. Anche l'eccedenza di peso si cura ovviamente con il digiuno, ma questo non rappresenta lo scopo principale della terapia del digiuno. Oltre al digiuno, noi adoperiamo altri metodi di cura complementari, secondo i casi. L'educazione fisica, la ginnastica, viene particolarmente curata. È un errore molto comune credere che il digiunatore non debba né muoversi né affaticarsi. Al contrario, deve svolgere un'attività fisica, muoversi naturalmente secondo la sua età e le sue capacità. Ecco, perché è qui per questa terapia? Per fare una cura, perché devo fare un'operazione ai calcoli della cistifellia. Allora, prima, per mettermi in buone condizioni con una cura di desintossicazione, ho cercato di mettermi tranquillo per trovare la forza di affrontare bene, perché il professore mi ha anche detto, quello che mi fa l'operazione, che se io faccio prima questa cura passerò tutto in pochi giorni. E per quanto tempo ha fatto questa terapia? Per 3 settimane. Ha sofferto l'appetito, diciamo? Un pochettino i primi giorni, ma dopo si abitua subito, perché prima di tutto se un programma così vasto non si ha mai tempo da pensarci, neanche al mangiare. Qual è la situazione giuridica in Germania per quel che riguarda la terapia del digiuno? È riconosciuta dalla Previdenza Sociale? La Previdenza Sociale funziona sempre se è stato rilasciato un certificato medico e se in precedenza la malattia in questione è stata riferita in tutti i suoi particolari prima dell'arrivo dei pazienti. Mi può spiegare
come si effettua la divisione della terapia? C'è una fase di digiuno completo e in questo periodo sono somministrati soltanto dei liquidi, tè, brodo di verdura e succhi di frutta. Poi c'è una seconda fase della cura e in questo caso si applicano vari tipi di dieta più severa o meno severa e così via. Quanto durano queste cure? Dopo la visita del medico si stabilisce la durata del digiuno integrale, 8 giorni, 12 giorni, 14 e così via fino ai 40 e 50 giorni. Professore, cosa ne pensa della terapia del digiuno, così come viene applicata e viene applicata anche per periodi che si protraggono piuttosto a lungo, sia pure con controllo medico naturalmente, nella clinica del dottor Büchinger in Germania? Sì, la conosco. Il dottor Büchinger ne ha parlato alcuni anni fa in occasione di un congresso anche in Italia, a Ferrara. Beh, lui parte da principi suoi che possono essere anche condivisi e siamo sempre nel gioco del mobilitare le scorie ed eliminarle il più possibile per consentire all'organismo una vivificazione. In realtà lui riferisce di ottenere dei risultati notevolissimi in svariate condizioni morbose, compresa l'ulcera gastroduodenale. Sa, io sono sempre per li in medio stat virtus e sit modus in rebus. Noi dobbiamo dire che medicamento che giova non si cambia e la medicina clinica, quando ha ottenuto dei successi con i mezzi di cui dispone, preferisce seguire questa direttiva e non correre taluni rischi che potrebbero presentarsi, perché il digiuno drastico, che può essere, come ho detto, utile in tante situazioni morbose e per tempo limitato, potrebbe anche determinare delle sconnessioni metaboliche subcliniche e rompere il sistema reattivo, adattativo, difensivo dell'organismo a meioplagie, creando un danno che l'organismo aveva perfettamente compensato. Riguardo alla terapia del digiuno, credo che si tratti di una terapia in cui, alla cui base c'è una certa visione di un bisogno di liberare l'uomo dalla sua parte materiale, dalla sua parte corporea, e per questo credo che in fondo sia una terapia fondata su questo bisogno di liberarsi delle scorie, diciamo, della materialità, della parte come inferiore, diciamo, dell'uomo, cioè presuppone una visione spiritualistica, una visione di sublimazione, diciamo, dell'uomo. Nell'ambito delle medicine eterodosse, un metodo di cura molto meno drastico e pesante per i pazienti è quello costituito dalla talassoterapia, alla lettera la cura per mezzo dell'acqua del mare. Siamo a Roscoff, in Normandia, sulle rive dell'Atlantico. Le virtù curative dell'acqua di mare sono largamente riconosciute dalla medicina ortodossa, ma in questo particolare metodo terapico il mare non è una delle cure, ma la cura per eccellenza. Qui entrano in gioco anche considerazioni filosofiche fondate sui principi della teoria evolutiva. La vita sulla Terra ha avuto origine dal mare, che contiene in sé, per i fautori della talassoterapia, tutti i principi necessari per riportare l'ordine e l'equilibrio nell'organismo minacciato dalla malattia. La talassoterapia si propone soprattutto di prevenire alcune disfunzioni e trova applicazione in un campo di affezioni abbastanza vasto. In questo stabilimento l'acqua del mare è utilizzata per molte tecniche terapeutiche, come le acque termali. La talassoterapia si propone soprattutto di prevenire alcune disfunzioni e trova applicazione in un campo di affezioni abbastanza vasto. Ah,
Lo stabilimento esiste fin dal 1898. I suoi scopi sono di utilizzare gli effetti benefici di un clima tonificante e vivificante che modifica lo stato generale, l'equilibrio generale. Di utilizzare l'acqua di mare, servendosi di essa come di un'acqua termale, e la terapeutica termale è vecchia quanto il mondo, e di utilizzare le tecniche più moderne della rieducazione, del massaggio, di quello insomma che noi chiamiamo la kinesiterapia. Questa terapia è da considerare differente, se vogliamo, in quanto non prevede l'uso di farmaci e si rivolge più forse alle funzioni che non alle lesioni. È quella che noi chiamiamo una medicina funzionale. Questo vuol dire che noi sosteniamo che nella maggior parte dei casi una lesione è preceduta da tutta una fase di squilibri funzionali e che sono proprio questi squilibri che portano alle lesioni. Di modo che il sistema ideale è non di curare le lesioni, ma di evitare che le lesioni stesse si producano, modificando cioè l'equilibrio dell'individuo. Questa terapia ha un campo di applicazione estremamente vasto, che va dai reumatismi cronici alle insufficienze respiratorie fino al campo ginecologico. Per gentilezza, signora, qual è la sua attività? Lavoro presso una ditta commerciale. Conduco quindi una vita molto attiva, forse troppo attiva, il che non fa certo bene alla salute. Lei di che cosa soffre in particolare? Di reumatismi e nervo sciatico, d'inverno specialmente, a volte sto proprio male. E da quanto tempo è in cura qui? 2 settimane, termino la cura domani. Sta meglio? Sì, mi sento molto bene in questo momento. Ha provato anche con la medicina normale? Beh, sì. Sa come ti danno delle pillole. Ma io però ho l'impressione che con la medicina normale non si cura l'origine del male. Ti danno delle pillole per non farti più sentire il dolore, ma secondo me è tutto lì il risultato. Non ti guariscono veramente. La terapia che prende il nome dal suo scopritore, il dottor Quinton, può essere considerata una forma estremistica e sofisticata della talassoterapia. L'acqua marina, prelevata ad una certa profondità, liberata da ogni elemento estraneo e mescolata in precise proporzioni a purissima acqua sorgiva, viene iniettata nei pazienti in dosi piuttosto rilevanti, con l'intento di provocare una benefica stimolazione delle cellule. Per un certo periodo, il siero di Quinton o plasma di Quinton fu in gran voga. Furono registrati risultati soprattutto nelle gastroenteriti infantili e in diverse forme di eczema. Molti ritengono che per la ricchezza di elementi minerali, tanto simili a quelli costitutivi dell'ambiente vitale delle cellule umane, il siero di Quinton possa essere considerato un sostituto non disprezzabile della usatissima soluzione fisiologica, cui somiglia e nella composizione e negli effetti. Oggi, peraltro, questo tipo di terapia è in sensibile declino. Dottore, qual è la differenza tra la talassoterapia e il metodo di Quinton? C'è una differenza enorme che consiste nell'applicazione, dato che se il principio delle virtù terapeutiche dell'acqua di mare è stato particolarmente sottolineato da Quinton, le applicazioni terapeutiche, cioè il metodo terapeutico della talassoterapia e il metodo di Quinton, sono diversi. Quinton praticava una terapia mediante iniezioni di acqua di mare, mentre la talassoterapia accoglie tutta una serie di cure con bagni di mare tiepidi, docce, eccetera. A quali malattie si è indirizzato Quinton? Quinton si è rivolto anzitutto all'inizio alle malattie infantili, cioè alla trepsia, il colera infantile. Poi il suo metodo, che ha conosciuto una diffusione straordinaria, è stato applicato agli adulti, all'astenia degli adulti, alle malattie nervose, ai disturbi della digestione e in modo particolare alla enterite degli adulti, nonché alle malattie della pelle sia dei bambini che degli adulti. Per favore, signora, vorrei fare una domanda. Da quanto tempo è malata e qual è la sua malattia? Ebbene, senta, nella mia infanzia, avevo 18 mesi, ho avuto una meningite cerebrospinale con un coma di 21 giorni.
Dopo questa meningite sono andata all'ambulatorio marino, dove per un anno mi hanno iniettato acqua di mare e così sono guarita. Guarita? Completamente? Completamente. Poi fino all'età di 8 anni ho continuato le iniezioni di acqua di mare, perché come molti bambini ero linfatica. Ed è questa l'unica cura che ho avuto fino all'età di 8 anni. Sono sempre stata curata così. Che cosa ne pensa della medicina ufficiale? Ah, senta, penso che per certe cose la medicina ufficiale sia ottima. Io stessa sono malata, ho una poliartrite reumatica che è una cosa che l'acqua di mare non può guarire. Per me è una cosa inguaribile, ma per certe malattie l'acqua di mare è veramente efficace. Anche con la capillaroterapia non ci scostiamo dalla terapia mediante bagni. Fu ideata da Aleksandr Salmanov, un medico russo emigrato a Parigi negli anni 30. Secondo Salmanov, anche un'infezione localizzata è un'infezione di tutto l'organismo, che va stimolato e curato mediante bagni medicati a domicilio, coadiuvati da una adeguata ginnastica respiratoria. L'apparence matérielle de notre corps. L'apparenza materiale del nostro corpo è soltanto relativa, perché se prendiamo un individuo di 80 kg, questi è composto all'80% di acqua, cioè di acqua extracellulare e di acqua intracellulare. Quindi si può considerare l'uomo come una gigantesca provetta, dove possono avvenire delle modificazioni strutturali della componente idrica, cioè sotto influenze fisiche, cosmiche, ci possono essere delle modificazioni fisiche dell'acqua. I capillari formano, nel nostro corpo, 100.000 chilometri di canali disseminati fra i nostri tessuti. Questi 100.000 chilometri provvedono alla propulsione e alla nutrizione del sangue. E ci si rende conto che i capillari rappresentano sia gli elementi normali della salute, sia, al contrario, gli elementi determinanti la malattia che sta per fare il suo ingresso. Ed è nel campo delle malattie dette incurabili, non quelle funzionali, che la capillaroterapia potrà essere applicata, specie nei casi di malattie reumatiche croniche, della coccite senile invalidante, di certe malattie neurologiche come la sclerosi a placche e anche nei casi di malattie che vengono considerate inguaribili, come l'arterite. L'arterite è tipica fra le malattie da curare attraverso i capillari. Vorrei sapere di quale malattia ha sofferto e come mai ha scelto la capillaroterapia. Ho fatto una cura di capillaroterapia in seguito a una sclerosi a placche che risale ormai a 5 anni fa. Allora soffrivo di disturbi della vista, di difficoltà del linguaggio, di perdita dell'equilibrio e mi era impossibile camminare normalmente. Fui ricoverato all'ospedale della Pitié, dove mi dettero soprattutto dei calmanti. Ne ha sofferto per molto tempo? Cioè, la prima crisi è durata 2 mesi e fui ricoverato. Poi, appena uscito, il dottore mi ha fatto il trattamento che è incominciato 4 anni e mezzo fa esattamente. Lentamente c'è stata una regressione e ormai è tutto finito. Ho sofferto per 18 mesi su per giù. Che ne pensa di questa terapia? È abbastanza straordinaria, formidabile. Perché? Perché naturalmente bisogna anzitutto afferrare il principio del capillare che nutrisce tutti i tessuti. Tutto è condizionato dalla capillaroterapia. Ho capito. Ma per lei è sufficiente un principio così, di carattere generale? Bisogna credere. Per favore, signora, vorrei farle alcune domande. So che lei è professoressa di danza. Lei ha sofferto di una malattia che le ha impedito di ballare, di esercitare la sua professione? Ho sempre continuato, ma mi avevano condannato all'anchilosi totale e mi consigliarono inoltre di abbandonare completamente tutte le mie attività, di camminare solo se era assolutamente necessario. Questi sono testualmente i termini usati dai medici. Per quanto tempo è stata malata? Il dottor Sananès mi cura da 3 anni,
ma già da 2 anni soffrivo giorno e notte e del resto nessun medico aveva preso questo fatto in considerazione. Mi trattavano un po' come se fossi stata un caso patologico. Se fino a questo momento abbiamo preso contatto con metodi terapeutici a spiccato carattere naturistico, tollerati o addirittura approvati dalla medicina ufficiale, con la celluloterapia del professor Niehans ci troviamo di fronte ad una concezione che ha scatenato contrasti e dure polemiche. In questa clinica, che sorge presso Losanna, in Svizzera, Paul Niehans continua ancora oggi ad applicare il suo metodo di cura, che ha profondamente scandalizzato molti medici illustri e che ha suscitato l'approvazione di altri clinici. Il metodo di Niehans si può definire naturistico come principio. Accertata nel paziente la disfunzione di un particolare organo, Niehans e i suoi discepoli la curano iniettando cellule vive, estratte dal corrispondente organo di un feto di pecora. Le cellule vive, secondo la teoria di Niehans, raggiungerebbero l'organo malato da cui sono attratte per affinità e per un processo di induzione rimetterebbero in attività le corrispondenti cellule che la malattia ha portato ad una specie di stasi. Le cellule vive del fegato di un feto animale raggiungeranno e riattiveranno il fegato del paziente. Quelle della tiroide raggiungeranno e riattiveranno la tiroide, e così via. Potrebbe sembrare un metodo abbastanza affine al trapianto, ma in realtà non è così. Non è una terapia di sostituzione, ma di stimolazione. Da molto tempo Niehans si occupava di innesti di ghiandole. Era già famoso in tutto il mondo come chirurgo della prostata e fu lui a cominciare i primi tentativi. Ma attualmente esistono più di 2000 pubblicazioni che sono apparse sui giornali scientifici, nelle quali si è cercato di dare alla terapia cellulare delle basi scientifiche. Queste basi esistono. Posso citare un esempio? Si tratta degli esperimenti del professor Kment, fisiologo dell'Università di Vienna. Egli ha scoperto che iniettando nei cani le cellule di ipofisi di montone, le uniche di cui disponiamo attualmente, è possibile constatare una migrazione secondo la quale le cellule di tiroide, di fegato, di rene e di altri organi migrano specificamente verso l'organo di origine. Professore, come è giunto alle sue scoperte, partendo dalla pratica della medicina normale? Ci sono arrivato lavorando normalmente. Un professore della Svizzera tedesca mi aveva mandato una paziente che non aveva più le sue paratiroidi. Le sue paratiroidi erano state asportate durante un intervento operatorio. E allora il professore mi chiese di fare un innesto di paratiroide a quella signora. E visto che la signora era giunta da me in fin di vita e non potevo fare quell'operazione, perché sarebbe morta nel corso del trattamento, allora fui costretto ad applicare il metodo che applico tuttora. Cioè non feci un innesto, ma iniettai direttamente nei muscoli, mediante un grosso ago, un organo fresco, fetale, finemente triturato e mescolato a soluzione fisiologica. E da allora si è occupato soltanto di questa particolare terapia? Io ero chirurgo e come tale ho lavorato negli ospedali, in 4 ospedali. Ho eseguito più di 50.000 interventi chirurgici. Poi dopo mi sono occupato principalmente della terapia cellulare, perché mi ha dato risultati di gran lunga più soddisfacenti di quello che ottenevo con una terapia normale. Per me la cellula è la cosa più importante. Con questa terapia si può intervenire in modo efficace per rallentare il processo involutivo della vecchiaia, come si può intervenire nel campo delle affezioni cardiovascolari, in particolar modo nell'arteriosclerosi,
nelle artriti croniche, nell'asma, nonché nelle forme di sviluppo alterato dei bambini, nelle forme di mongoloidismo, eccetera, eccetera. Dottore, vorrei sapere qualcosa sul processo tecnico dell'innesto cellulare. I montoni che abbiamo 500 montoni, debbono per forza trascorrere un periodo di 3 mesi ad un'altezza di 2500 metri per usufruire dei raggi ultravioletti. I 500 montoni vengono controllati regolarmente da 2 veterinari, dei quali uno pratica la medicina generale e l'altro è professore di virologia. Infine, non adoperiamo mai un animale prima di aver ottenuto dall'ufficio veterinario di Zurigo le varie analisi riguardanti le malattie abituali del montone. Dottore, può parlarmi in modo particolare del prelievo degli organi? La pecora ha una gestazione di 5 mesi. Al 4° mese, con un taglio cesareo, noi preleviamo il feto, viene portato nella sala operatoria e là, nelle necessarie condizioni di asepsi, si prelevano i vari organi. Il cervello, di cui si impiega l'ipofisi e di cui si impiegano anche il lobo frontale, il talamo, l'ipotalamo, eccetera, e si preleva anche la tiroide, che viene iniettata per esempio ai bambini mongoloidi. La tiroide, il timo, il cuore, le arterie, il fegato, i reni, il midollo osseo, le cartilagini, eccetera, sono tutti degli organi fetali. E abbiamo constatato che l'organo fetale non provoca mai allergie gravi. Ciò che ha giovato alla popolarità del metodo Niehans e nello stesso tempo lo ha danneggiato è stata la diffusa convinzione che esso servisse a restituire prodigiosamente ai pazienti una gioventù più o meno fittizia. E questo ha attirato nella sua clinica persone facoltose e di rango elevato. Quanto tempo rimane qui il paziente? Arriva il lunedì per gli esami. Finiti gli esami ci sono le analisi il martedì e il mercoledì il malato entra in clinica. Il giovedì mattina si fanno le iniezioni di cellule preparate subito dopo il prelievo dal feto. Così, appena un'ora dopo il prelievo, il paziente ha già avuto il suo trattamento. Si tratta quindi di cellule ancora vive che hanno ancora la capacità di moltiplicarsi. Dottore, quando si hanno i primi risultati? I risultati si fanno sentire immediatamente, entro la settimana seguente, specie nel caso di disturbi che i medici chiamano neurovegetativi. Una posizione particolare è quella occupata dalla neuralterapia, fondata dal dottor Huneke. Pur usando farmaci della medicina classica, come la procaina e la caffeina, la neuralterapia è basata sul principio delle risonanze fra i vari organi del corpo umano e sul metodo generale della stimolazione, secondo i dettami delle discipline mediche eterodosse più direttamente ispirate alla natura. La personalità preminente nell'ambito della neuralterapia è oggi il dottor Voss, che svolge la sua attività in una cittadina tedesca. Nella terapia di Huneke si distinguono 2 aspetti. In primo luogo un trattamento segmentario riferito ad una zona del corpo servita da un gruppo di ramificazioni nervose. Tale trattamento ha come punto di partenza delle zone cutanee che vengono trattate per influenzare attraverso l'epidermide organi interni tenendo conto della distribuzione dei nervi nell'ambito dei segmenti corporei. È del 1928 il metodo ideato da Huneke, e cioè le iniezioni di Impletol, sostanza contenente procaina e caffeina. Questo preparato viene iniettato in segmenti cutanei in stretta vicinanza di terminazioni nervose. In secondo luogo, la neuralterapia si fonda sul trattamento delle zone di irritazione, le cui conseguenze furono scoperte nel 1949. Tali zone o centri di irritazione possono dare dei disturbi e provocare dei sintomi a distanza. Il trattamento medicamentoso di questi sintomi spesso non è efficace. Lo diventa però con l'eliminazione delle zone irritative mediante iniezione di Impletol nel focolaio che provoca disturbi a distanza. Le zone di irritazione possono essere infezioni, raggruppamenti batterici, lesioni cicatriziali, eccetera. Influendo su di queste, è possibile rendere adatti per una terapia medicamentosa organi altrimenti non raggiungibili dall'azione dei farmaci. Per quale malattia è ricorso alla neuralterapia?
Nel 1951 un dottore dichiarò che ero affetto da paralisi infantile. Da allora, sino al 1956, passai ogni anno 4 mesi in ospedale, dove mi venne fatto ogni sorta di esame, compresi quelli alla testa per vedere se c'era qualcosa che non funzionava. Hanno poi provato con le punture lombari per analizzare il liquido cerebrospinale e stabilire se il difetto era lì. Hanno anche esaminato il mio sistema muscolare mediante scariche elettriche. Mi hanno attaccato dei fili qui, ai piedi, e altri sotto, e poi vi hanno immesso la corrente per controllare se i nervi funzionavano ancora, ma non è servito a nulla. Allora mio padre è ricorso al dottor Foss, che lo aveva avuto in cura tempo addietro per una stenosi dei vasi sanguigni e aveva ottenuto ottimi risultati con lo stesso metodo con cui poi ha trattato anche me. Appena cominciate le iniezioni, ho provato subito una forte sensazione di calore, soprattutto ai piedi che venivano irrorati meglio dal sangue. I risultati non furono immediati, ma 3 mesi dopo la prima iniezione praticatemi dal dottor Foss, potei constatare che ero in grado di muovere le mani, le braccia e anche i piedi e che potevo addirittura camminare. Scusi, di quale malattia soffre? Perché si è curata con la neuralterapia? Dal 1962 ho sofferto di reumatismo articolare e per 4 anni nessuna cura mi ha dato alcun sollievo. Nessun trattamento né in clinica né presso dottori privati è mai servito a qualche cosa. Venni poi qui dal dottor Foss ed egli cominciò a trattarmi con la neuralterapia, facendomi iniezioni nella cicatrice residua dell'appendicite. I primi tempi l'iniezione mi veniva praticata un giorno sì e uno no, in seguito una volta alla settimana, poi ogni 2 settimane, finché adesso si può dire che sono quasi totalmente guarita. In un primo tempo i successi apparivano addirittura incredibili. Ad esempio, la guarigione di un'emicrania che durava da decine d'anni e che era causata da una cicatrice che risaliva al 6° mese di vita. Oppure una distrofia muscolare progressiva per cui non esisteva assolutamente la benché minima speranza di guarigione. Poi l'esperienza ci ha insegnato che non è possibile influire sulle malattie nervose o psichiche, sulle conseguenze gravi di infezioni, sulle malattie da carenza come le avitaminosi o le disfunzioni ormoniche e nemmeno sulle neoplasie. Anche queste malattie, tuttavia, registrano spesso un decorso più blando se si individua e si tratta la zona di disturbo. Professore, vorrei sentire qualcosa sulla terapia neurale. Ma vede, la terapia neurale, a mio parere, è una terapia sulla quale un giudizio potrebbe essere, diciamo, più dato in modo più valido qualora le nostre conoscenze sulla fisiologia, in particolare sulla fisiologia del sistema nervoso e del sistema nervoso vegetativo, fossero più avanzate. Cioè, questa è la mia opinione, che la terapia neurale è una terapia che nella prassi è molto spesso efficace e che tuttavia non sempre, diciamo, è possibile dare una spiegazione scientifica del perché funziona, e probabilmente una migliore conoscenza nel campo fisiologico potrebbe dare questa spiegazione. Die Injektionen an den oberen rechten bzw. linken oberen. Le iniezioni nel tronco superiore destro del gran simpatico o a volte anche nel tronco superiore sinistro riscuotono generalmente degli ottimi risultati nei casi di malattie degli organi addominali, ma danno risultati ugualmente buoni anche quando sono gli organi addominali stessi, come ad esempio il fegato o la cistifellea, a costituire la zona di disturbo. Così, un'infiammazione alla spalla destra verrà eliminata in molti casi con iniezioni che influiscono sul fegato o, secondo i casi, sulla cistifellea. Nel caso di malattie epatiche croniche, persino nelle loro conseguenze più avanzate, le iniezioni vengono praticate con risultati particolarmente brillanti. Questa paziente si era gravemente ammalata di epatite virale che aveva contratta in laboratorio. Accurati esami del sangue e la sierodiagnosi lasciavano pensare che almeno per un anno la paziente non sarebbe stata in grado di riprendere il suo lavoro. Vennero avanzate le più svariate proposte circa il metodo di cura più opportuno. A me parve il caso di ricorrere unicamente alla neuralterapia, al riposo a letto e alla dieta, e riuscire il mio intento contro ogni previsione in brevissimo tempo, tanto che la paziente fu in grado di riprendere la sua normale attività
attività dopo solo 8 settimane. Le iniezioni vennero ripetute di tanto in tanto e adesso, in capo a 2 anni, non solo la paziente non ha più bisogno di diete, ma può anche bere alcolici. È sufficiente ripetere l'iniezione ogni tanto per mantenere la buona funzionalità del fegato. Le mostrerò adesso la tecnica usata. Per prima cosa disinfetto la pelle. Poi formo con questo strumento una piccola vescica che ha lo scopo di rendere totalmente indolore l'iniezione che ora praticherò. Dopo aver riempito la siringa con una soluzione di Impletol, la inietterò con un ago lungo 11,5 cm, vicino alla spina dorsale, nel cosiddetto tronco lombare superiore del gran simpatico, cioè al di sopra dell'apice superiore del rene. Ora l'ago è penetrato nella pelle, ma la paziente non sente nulla. L'ago è entrato nella piccola vescica che avevo provocato prima. Adesso la paziente deve respirare profondamente. Quindi espirare, perché il diaframma sia spinto in alto e non ci sia possibilità di ledere il polmone. Ora viene fatta l'iniezione. La paziente deve fare un'altra profonda ispirazione, poi espirare. Ora non respiri, stia ben ferma. Ecco fatta l'iniezione. La paziente non ne risente in alcun modo. Le ho fatto male? No. Non ha sentito alcun dolore? Come ha visto, la lunghezza del lago è di 11,5 cm. Dottore, sono numerosi i pazienti e da quali classi sociali provengono? Da noi possono farsi curare pazienti di ogni ceto. Gli enti tedeschi della previdenza sociale ammettono la neuralterapia tra i trattamenti normali. Così, ad esempio, possiamo prendere in cura anche i lavoratori italiani che prestano la loro opera in Germania. Siamo spesso riusciti a mantenere un operaio affetto da ulcera duodenale in condizioni tali da poter lavorare. E ciò è molto importante, soprattutto per i lavoratori che vengono da altri paesi e che quindi hanno bisogno del loro lavoro per vivere. Dottore, come vede l'esigenza di un ritorno alla natura nell'ambito della terapia oggi? Ma direi che proprio nell'ambito della terapia un ritorno alla natura non può essere visto come un'esigenza fondamentale, è una necessità quella di avvicinarsi alla natura per motivi igienici o per motivi così di allontanamento da un ambiente troppo artificiale, ma nell'ambito, questo è un fatto collaterale, nell'ambito strettamente terapeutico non c'è nessun bisogno attuale di rifiutare i vantaggi che l'evoluzione della terapia come scienza ha raggiunto in questo periodo, che anzi come unico proposito e come unica tendenza deve avere a evolvere ulteriormente, ad allontanarsi dal passato, non a tornare indietro. Nella nostra cultura contemporanea, caratterizzata da un eccessivo sviluppo della coscienza e della razionalità, dallo sviluppo scientifico e tecnologico, dalla persistenza di una morale autoritaria e repressiva, il ritorno alla natura in ogni sua forma è riferibile immediatamente ad una esigenza dell'irrazionale, dello spontaneo, del semplice, dell'istintivo, che represso nell'individuo viene proiettato all'esterno per poter essere recuperato. Ciò potrebbe far pensare ad un giudizio puramente negativo di questo ritorno alla natura, cioè di vedere in esso soltanto una manifestazione regressiva, anacronistica, un ritorno, per così dire, ad una situazione psicologica infantile di dipendenza dalla figura materna. Ma noi oggi siamo ben consapevoli, almeno sul piano psicologico, degli aspetti positivi di una tale regressione. Essa può permetterci l'integrazione di valori e di contenuti perduti nel corso della evoluzione culturale e che sono invece necessari per un ulteriore sviluppo verso una forma di maturità più completa. Insomma, questo ritorno alla natura può permettere all'uomo di recuperare, di ritrovare le proprie radici inconsce.
Ora, anche sul piano fisiologico, l'eccessivo sviluppo delle funzioni mentali rischia di indurre una perdita di facoltà corporee elementari e ciò giustificherebbe ulteriormente questo ritorno alla natura. Questa rapida indagine tra le medicine naturistiche ci ha messo a contatto con metodi terapici a volte approvati, a volte criticati dalla medicina ortodossa. La gamma è assai vasta, dalla fitoterapia, incorporata con pieno diritto nella farmacologia, fino ai discussi metodi di Nyans. Vi è però, in tutte queste discipline, un denominatore comune, in fondo antico quanto l'umanità, la ricerca della guarigione nella natura, di cui l'uomo è l'espressione più complessa, e una rinascita della fiducia nel legame organico che unisce tutte le cose.